Buonasera a tutti, si sente? Sì, buonasera a tutti, grazie per essere qua e grazie anche a chi ci segue da casa. Sono un dottore commercialista, revisore contabile e sono anch'io facente parte del representative della Camera di Commercio degli Emirati. Perché sono qua oggi? Perché secondo me è molto importante mettere a terra anche tutti questi concetti di cui stiamo parlando. Cioè il piccolo imprenditore, non dico il grandissimo imprenditore, la grande azienda, la Ferrari di turno, ma il piccolo imprenditore cosa può fare per iniziare ad approcciare un mercato estero? E l'imprenditore che è qua di fianco a me è un grande imprenditore di Modena che ha fondato la Porrini Group e insieme a lui qualche anno fa abbiamo iniziato ad affrontare i mercati esteri proprio per iniziare a renderci conto di che cosa c'era fuori dalla porta e di come poterlo anche avvicinare, vero Massimo? Assolutamente, grazie Angelica per l'intervento. In questa fase sono qui come imprenditore, 32 anni di esperienza, appassionato nel fare impresa. Ho costituito un gruppo che si occupa di trasporti e di logistica e negli anni abbiamo guadagnato quote di mercato sulla provincia, in regione e perché no anche in ambito internazionale. Però che cosa succede? Sono qui per raccontare un'esperienza che ho vissuto anche con Angelica, in questo caso parleremo di Marocco, però la mia curiosità all'internazionalizzazione è particolarmente spiccata perché ho seguito un amico in un progetto simile, memore della mia esperienza in Marocco verso il Giappone, in questo caso, oppure siamo tornati 2 settimane fa dalla Silicon Valley, dove con Confindustria siamo andati a vedere che cosa fanno di nuovo per portare sul nostro territorio le esperienze che stanno vivendo in ambito tecnologico. Perché sono qui? Sono qui perché con la mia rete di impresa 15 anni fa mi sono trovato in una situazione dove dovevo decidere come scaricare a terra dal punto di vista imprenditoriale un'idea. Vado in Marocco, faccio una bella visita del Marocco, città imperiali, e rientro a Modena. Poi per una casualità in Confindustria invitano dei personaggi di riferimento in ambito del Tanger Med, che è il porto di Tangeri. Parliamo, ci confrontiamo, mi rinvitano in una veste più imprenditoriale e a quel punto vado con degli amici per coinvolgerli in questo contesto. Mi ricollego sempre agli Emirati perché tra l'altro visito con frequenza perché mi piacciono e credo che anche lì ci siano possibilità molto simili a quelle che ho vissuto negli anni precedenti. Andiamo insieme in Marocco e vediamo comunque un paese dove ci sono enormi possibilità. E rientro e il mio dubbio era come scaricare a terra l'idea del Marocco e Angelica è venuto con me, vero Angelica? Assolutamente sì, e l'idea che abbiamo poi condiviso era stata quella di costituire una rete di imprese senza personalità giuridica in maniera tale da poter coinvolgere imprenditori anche di settori diversi come poi successo e che quindi non fossero legati da un bilancio comune, da una partita IVA comune e che si sentissero invece più liberi di affrontare il percorso di esplorazione. Perché parliamo sempre di un percorso iniziale di esplorazione che può partire da una rete di impresa, perché poi successivamente ogni azienda poi si deve sentir libera di proseguire dei discorsi autonomi quando capisce che il terreno è fertile. Esattamente. Rientriamo ancora una volta da questo viaggio e cerchiamo di mettere giù qualcosa. E decidiamo di costituire una rete di imprese con gli imprenditori realmente interessati a quel territorio, che hanno la disponibilità e la volontà di insediarsi, perché anche il Marocco, anche nel racconto che ho appena seguito dei precedenti colleghi e consulenti, emerge le stesse caratteristiche, cioè la necessità di doversi insediare fisicamente. Purtroppo noi abbiamo in Marocco una storicità di coloro che si sono presentati, hanno fatto in fretta e furia molte opere e poi sono scappati via e non si sono più presentati, quindi insomma quello che cercano in Marocco è quello, cioè presenza, solidità sul territorio, continuità, relazione negli stessi meccanismi che ho appena visto. Poi che cosa è stato fatto per concretizzare
dall'altra parte il business, ho costituito una società che si chiama Marocco Expansion Project, nella quale contenere tutte quelle idee che arrivavano dalla rete. Quindi questo può rimanere uno spunto sempre imprenditoriale per coloro che vogliono approcciare gli Emirati con questo modello, magari una rete per le piccole aziende o piccole medie, perché ovviamente il medio grande in autonomia si muove già egregiamente di suo, invece quelle piccole realtà che hanno bisogno comunque della Camera di Commercio, che hanno bisogno di tutte quelle associazioni che possono supportarti e quei consulenti, facendo un po' di gruppo si riesce a lavorare un po' meglio. Ad oggi la nostra rete di imprese ha già fatto tutto quello che doveva fare in ambito divulgativo. Abbiamo fatto convegni tra il 2016-2017 fino al 2020 in Confindustria, Camera di Commercio, in varie località dell'Emilia Romagna. Ma la società che è stata costituita, che ormai sono già 4-5 anni, è già attiva, lavora per 4 aziende italiane, emiliane, di cui una romagnola. Sul territorio parliamo di metalmeccanica, automotive, metalmeccanica di raccorderia, ed è autonoma, cioè vive di suo, ha 4 commerciali che vanno in giro per conto a proporre i prodotti, c'è un amministratore che è una persona che vive là, è un italiano di Carpi, si chiama Davide Bigoni, che poi è diventato anche un carissimo amico, una persona molto seria che ha relazioni con tutte le entità sul territorio, dalle camere di commercio e quant'altro. Quindi insomma questo è il modello che ho costruito per questo progetto, è stata rete di impresa prima, come concretizzare sul paese, costituire una società, può essere anche quella di un consulente oggi, e poi dare continuità a quella società con attività sul territorio. Esatto, questo noi adesso vi vogliamo fare semplicemente vedere un video di riassunto, ma riteniamo che sia un bel esempio che potremmo anche replicare anche negli Emirati. Certo, certo, assolutamente. Dura un minuto, spero che non vi annoi. La rete di imprese Emilia in Marocco nasce dalla intraprendenza di brillanti imprenditori emiliani che hanno identificato nel Marocco un paese africano in forte espansione industriale. Dopo aver creato una fitta rete di relazioni sul territorio, Emilia in Marocco oggi è pronta a supportare le complesse richieste imprenditoriali provenienti da tutta Europa. Emilia in Marocco è un collettore di informazioni e di idee, un fitto retaggio di contatti e di relazioni, promuove iniziative con l'obiettivo di coinvolgere tutte le energie a favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione per le imprese che si orientano verso il Marocco. La rete accompagna le imprese interessate a missioni imprenditoriali, indicando le opportunità più idonee e facilitandone l'approccio grazie al supporto di consulenti specializzati che operano nel paese. Emilia in Marocco oggi è pronto a supportare tutte quelle società che vedono in queste aree un punto di partenza per le proprie attività. Ecco, io rimango a disposizione se qualcuno è interessato a qualche domanda e vi ringrazio per la partecipazione.